Benvenuti ad un nuovo appuntamento di Viaggio in Molise. Quest'oggi siamo a Castelnuovo Volturno, in provincia di Isernia, dove tra pochissimi minuti andrà in scena gli Cerve, una delle più storiche e tradizionali manifestazioni della provincia di Isernia, appunto. A questo punto non ci resta che andare a curiosare dietro le quinte e non solo tra i protagonisti di questa bellissima rappresentazione. Andiamo! Siamo in compagnia con Luigi Pezzotta, in arte qui per gli CERV a Castelnuovo, come Martino. Sì. Ecco, spiegaci un attimo in cosa consiste il tuo ruolo e qual è la figura attraverso la quale poi si sviluppa, diciamo, questa storia magica che poi è un po' quella degli CERV. Certo, il Martino rappresenta una figura magica che tenta di contrastare la furia dei cervi che scendono dalla montagna per devastare il paese. E viene quasi invocato dal popolo questa figura magica, che è il mago del paese, una figura buona che rappresenta il bene vestita di bianco e combatte contro i cervi usando un bastone magico, li tiene a distanza. Dopo un lungo combattimento riesce a legarli, legandole con due funi tenta di ammansuire i cervi fino a riuscirci, fino a quando li riesce a far inginocchiare. E quando questi cervi sono inginocchiati arriva una popolana, una signora del paese, che offre da mangiare ai cervi. E i cervi, sembra che si sono ammansuiti, ma non si sono ammansuiti. Infatti, quando arriva la popolana che gli offre da mangiare, questi si rimbestialiscono, scappano e incominciano ferocemente a distruggere tutto. Grazie all'intervento del cacciatore, che gli spara e gli ridona la vita soffiandoli in un orecchio o purificandoli, si risolve il problema di queste bestie feroci. Infatti da quel momento i cervi non sono più feroci, ma sono ammansuiti e tornano verso la montagna, ridando speranza al paese per i raccolti futuri e per una buona annata. Insomma, questo è il rito che si fa da milioni di anni, un rito pagano che mano a mano è stato mischiato con la religione, con tutto. Infatti si fa nel periodo di carnevale, prima della quaresima e tutto il resto. Quindi, però è un rito antichissimo, che risale alla notte dei tempi. Perché in prima battuta i cervi sono visti in maniera così, diciamo, aggressiva, così animalesca, per poi tramutarsi, diciamo, alla fine della storia, poi con un lieto fine, ecco. Nella nostra comunità i cervi sono come animali che vanno in competizione, per qua si usava molto fare gli oliveti o i vigneti e i cervi devastavano tutto. Quindi si vedeva come un animale grande, feroce, che dava fastidio sia ai pascoli che ai raccolti. E con questo rito si tenta di ammansuire i cervi, che per noi, come per gli altri, sono i lupi, sono gli orsi, per noi sono animali che devastano. Bene, parliamo invece un po' del tuo abbigliamento. Ci dicevi bianco, che è un po' il simbolo della purezza, della magia, in questo caso che è quella che tu rappresenti. Per quanto riguarda, partiamo da giù, dalle scarpe. Le cioce sono le scarpe tradizionali della zona, quindi diciamo che sono rimaste come tradizione. Non poteva un Martino mettere gli scarponi, giustamente, perché se deve mantenere un abito tipico. Perché fino a anche i primi anni dopo la guerra qua erano solo cioce ai piedi, quindi le cioce sono di rigore. Poi, di che cosa sono fatte? Sono fatte di cuoio e poi sotto c'è un pezzo di copertone di macchina per non scivolare. E sono le cioce che usano gli zampognari per andare a fare le novene, che si usavano fino a 50 anni fa. Dopodiché questo gilet particolare fatto di? E questo è fatto di lana di pecora, giustamente, questo è tipico di questi paesi dove si usavano i greggi e si usava i vestiti erano quasi tutti di lana, quindi sono proprio prodotti tipici della zona. Insomma, il vestito è, anche se è stato un pochino abbellito, perché magari prima non c'aveva questo mantello
questo bastone bello fatto, magari il bastone era più rudimentale, però è rimasto molto molto nella tradizione la figura del Martino. Molto bene, invece il bastone da chi è stato fatto, da chi, come l'avete realizzato? Il bastone è di legno, è stato fatto a mano, è da uno del paese che l'ha inciso e basta, il bastone è semplice, è leggero, quindi è fatto con legno di pioppo per renderlo leggero. Comunque. Bene, infine, in ultima battuta, dove trovate la grinta, l'energia e la passione per andare in scena tra pochissimo davanti a centinaia di persone che sono venute a vedervi? Ma sinceramente noi sentiamo come un rito questa manifestazione, quindi per noi ci entra proprio nel sangue, ci dà proprio uno stimolo, anche se non è che diciamo che in base a questo viviamo, però è una cosa che la sentiamo nostra, perché l'abbiamo fatta rivivere dopo tanti anni che si era quasi persa tramite l'Associazione Culturale del Cervo, quindi ci teniamo particolarmente e andiamo avanti con tanta fiducia. Termina qui questa puntata di Viaggio in Molise. Come avete visto, numerosi sono i protagonisti principali e che rendono speciale quello che è oggi la rappresentazione tradizionale degli Cielv a Castelnuovo. Bene, a questo punto non ci resta che salutarvi e darvi l'appuntamento con i nostri canali di approfondimento. Canale 11 per il Molise, 96 per l'Abruzzo, 749 Roma, Lazio. Grazie per averci seguito.